Il Futsal Brindisi vince 5-2 contro il Futsal Bat in casa. La cronaca. Al sesto del primo tempo, grande giocata di Spagnolo, ma Romano non finalizza. Al dodicesimo, conclusione a cura di Semmini, l'ingesso sul tapin non trasforma. Al tredicesimo, rete a cura di Semmini su assist di l'ingesso, 1-0. Al quindicesimo, grande anticipo di Conte che spara fuori. Al diciottesimo, deviazione di Caggia sul tiro di Romano. Al ventitresimo, azione pericolosa del Barletta non finalizzata sul più bello. Al ventisesimo, doppio intervento dell'estremo brindisino De Carlo, mentre al ventisettesimo il numero uno locale replica con un altro grande intervento, questa volta però su colpo di testa ravvicinato di Albanese. Si va a riposo dunque sul risultato di 1-0 per il Brindisi. Nella ripresa, al secondo minuto arriva il pareggio del Barletta con Spinosa. Al quinto, gol di Rapina a cura di Romano che riporta i suoi in vantaggio 2-1. Al sesto il Brindisi perviene al Ter con Macaulo. Al decimo gol di Spagnolo su assist dello stesso Macaulo. Al quindicesimo arriva però la marcatura di Albanese che accorcia le distanze. Al 32esimo, in piena zona Cesarini, Spagnolo a tu per tu con estremo barlettano sigla la rete finale confermando così la netta vittoria del Brindisi per 5-2 ai danni del Futsal Bat. Siamo qui con mister Cosimo Di Serio del Futsal Brindisi. Allora mister, nonostante la sua squadra abbia avuto 3 partite consecutive nelle gambe, è riuscita comunque a vincere contro questo Futsal Bat? Diciamo che comunque a livello fisico stiamo crescendo, è il livello mentale che dovevamo affrontare questa partita dopo la sconfitta di martedì e sinceramente i ragazzi hanno risposto alla grande. Abbiamo fatto i primi 20 minuti, forse i migliori 20 minuti di quest'anno, abbiamo impresso un'intensità altissima al gioco, alla fase difensiva, però questo non è bastato per poter andare negli spogliatoi con un risultato sufficientemente tranquillo, anzi abbiamo rischiato nella seconda parte del primo tempo di pareggiare. Questo purtroppo avviene, abbiamo delle amnesie dove purtroppo dobbiamo lavorarci e niente, addirittura all'inizio del secondo tempo abbiamo subito il pareggio, però forse tutto sommato ci ha dato la sveglia per poter portare la partita in porto e gestirla più tranquillamente. Grande risposta soprattutto da parte di De Carlo, del vostro portiere, che nel primo tempo ma anche nel secondo si è fatto cogliere poche volte impreparato. Sì, Vincenzo sta facendo una prima parte di campionato alla grande, sta crescendo sabato dopo sabato, questo grazie da dare merito al preparatore dei portieri Paolo Maggiore. Noi siamo in attesa comunque di Mandorino, dunque a livello di portieri siamo messi abbastanza bene. Niente, appunto come ti dicevo prima, ha messo le pezze alle nostre amnesie. E questo non fa altro per il prosieguo a portarmi ad avere delle forzature anche nelle scelte per quanto riguarda il portiere. Dunque mister, un'ottima prestazione da parte di tutta la squadra, ma per concludere, Spagnolo forse ha dato qualcosa in più quest'oggi? Spagnolo non ha una continuità mostruosa, però ho fatto rodare quasi tutta la squadra, tutti gli effettivi, e tutti hanno risposto, chi più chi meno, dunque posso ritenermi soddisfatto sotto questo punto di vista. Ripeto, dobbiamo curare queste amnesie, questa gestione della palla fatta male, i tempi di uscita quando ci vengono in pressione non riusciamo a effettuarli nella giusta maniera, però è tutto un lavoro settimanale che andremo comunque a riproporci e a metterlo in pratica il sabato. Nella scorsa partita contro il Latiano, dove avete perso fuori casa, cosa lei ha riscontrato e come sta lavorando per sopperire a quegli errori? La partita di martedì è stata non giocata, è stata meritatamente persa, non siamo stati il Futsal Brindisi di sempre, questo un po' per demerito nostro, un po' per merito comunque della squadra avversaria. Ci sta giocare comunque martedì e sabato avrà comunque influito sulle gambe, perché comunque a livello fisico abbiamo un po' ceduto,
però oggi hanno dato la giusta risposta e speriamo di intraprendere una continuità durante il campionato. Grazie mille dunque, mister.